Il mese romano di Lello Gaudiosi alla Vaccheria è iniziato nel migliore dei modi. Tanta gente al taglio del nastro della sua personale arte natura, due parole che sintetizzano la scelta fatta dall'importante spazio espositivo della capitale di accogliere nella Sala dei racconti della memoria fino al prossimo 20 febbraio le tele del pittore ambientalista. Perché qui? Perché qui la mostra di Lello Gaudiosi? Perché quando io l'ho conosciuto, io sono stata folgorata dalla scelta di Lello Gaudiosi, che è una scelta di energia civica, di cittadinanza, messa al servizio del suo territorio, la Valle del Sele, e soprattutto tutta questa energia civica, questa militanza civica al servizio della collettività è tradotta in arte. E il connubio arte, natura e militanza civica, cioè la politica, ecco, a me ha folgorato, mi è sembrata una storia importante da raccontare. Quindi per questo qui, alla Vaccheria, per questo qui sopra, che è un luogo del racconto della memoria, di racconto. Oggi insieme a Gaudiosi tanta gente, c'era Grazia Francescato, il sindaco di Contursi Terme, Antonio Briscione, tutti ad omaggiare una vita spesa in difesa del territorio che ha nel fiume Sele il suo emblema. Un fiume che era stato quasi prosciugato con le sue acque destinate ad alleviare la sete della siccitosa Puglia. Impegno civico trasformato in arte che è diventato esempio anche oltre i confini nazionali. Davide che ha battuto Golia, una sola voce che è stata capace di avviare un cambiamento che sembrava impossibile e che ha ridato la vita al fiume e alla sua valle.